La prima cosa è posizionare la nostra consapevolezza. Normalmente attratta o intrappolata in qualche scena del mondo fisico, ma il nostro scopo ora è di posizionarla fuori dalle trappole e dalle scene e dagli episodi del mondo fisico. E posiziono la consapevolezza al suo punto di origine. Il punto di partenza è la destinazione. Un punto di assoluta chiarezza. Al di là della dimensione fisica. Una consapevolezza cristallina. Senza il benché minimo compromesso con la materia, il corpo e le relazioni che il corpo crea nel mondo fisico. Una consapevolezza pura, originale. La consapevolezza di essere un'anima. Un'energia vivente, spirituale, invisibile ed eterna. L'energia che anima questo corpo fisico, questo straordinario veicolo che permette all'anima di entrare nel tempo e nella materia, che permette all'anima di compiere uno straordinario viaggio. Che permette all'anima di interagire, di creare, di esprimersi, senza veicolo tutto questo non sarebbe possibile, ma il veicolo, benché straordinario, e straordinariamente sofisticato, è un veicolo. Senza l'anima sarebbe come una macchina rotta, inutile. È l'anima che lo fa muovere. È l'anima che dà un senso agli episodi della storia del tempo.
l'anima che crea. Attraverso la sua visione. Attraverso la sua consapevolezza. L'anima e il veicolo non hanno nulla in comune. La loro natura è diversa, radicalmente altra, inconciliabile. Eppure, temporaneamente associata. Io sono un'anima, un punto di consapevolezza, un punto di pace, appartengo a una dimensione di silenzio, di assoluta armonia. Una dimensione di pura potenza. Una casa di luce. Una casa di luce popolata da esseri di luce. Milioni e milioni di piccoli diamanti che diffondono onde di pace. Onde di armonia. Onde d'amore. Per un minuto sostengo questa immagine. Milioni di diamanti che vibrano d'amore. Amore puro e illimitato. L'amore supremo. Om Shanti. Buongiorno a tutti, Om Shanti. Benvenuti a questo programma sul viaggio della consapevolezza.
Ecco qua il viaggio della consapevolezza. Iniziamo ora questo nostro viaggio. Abbiamo visto anche durante la meditazione questo punto di consapevolezza, l'anima che viaggia attraverso il tempo, o meglio, entra nel tempo e compie un vero e proprio viaggio con il supporto della materia e, diciamo, con una temporanea associazione a un corpo fisico. Naturalmente questo viaggio che compie l'anima, il punto di consapevolezza, è un viaggio che viene deciso in un certo senso dall'anima stessa con le sue scelte, ma da un altro punto di vista è un viaggio che l'anima non sceglie di fare, nel senso che ha come una sua impostazione interiore, una sua urgenza interiore a mettersi in cammino. Potrebbe restarsene nell'eternità, per l'eternità, in questa dimensione di pura potenza dove non c'è espressione, ma invece sceglie di intraprendere un'avventura, potremmo anche chiamarla. Ci sono delle ragioni per le quali l'anima sceglie questo e vengono illustrate più diffusamente nel corso Raja Yoga, che alcuni di voi hanno fatto, altri no, alcuni ne hanno fatto un pezzo. L'anima ha delle sue caratteristiche e tra le caratteristiche che ha questa modalità, questo orologio, chiamiamolo così, interiore, che la spinge a un certo punto a lasciare questa dimensione di eternità e di pura potenza e entrare in una dimensione finita, cioè la dimensione del tempo. E lì inizia il suo viaggio, che è proprio, io l'ho voluto chiamare, il viaggio della consapevolezza. E tutto questo era prima di questa crisi virale, chiamiamola così. Non entrerò nel dettaglio di questo discorso, ma è chiaro che se prima le cose andavano male, ora, e potevamo, forse qualcuno poteva far finta di non vederlo perché erano cose che succedevano da qualche altra parte del mondo, lontano da noi, oggi non possiamo più dirlo. Torniamo alle nostre slide. E quindi la domanda era questa: come siamo arrivati qui? Perché vedendo quel video ti viene proprio alla fine di chiederti, ma come siamo arrivati a distruggere in un modo così sistematico e violento la casa che ci sta ospitando? Infatti stavo appunto dicendo, è come se voi foste ospiti a casa di qualcuno e per un po' di tempo tutto ok, a un certo punto cominciate a distruggergli le sedie, i mobili, a imbrattare le pareti. Ovviamente il vostro ospite non ve lo farebbe fare, cercherebbe in tutti i modi di farvi smettere, e nel caso in cui la vostra testardaggine superasse la sua capacità di intervento, aprirebbe la porta e vi butterebbe fuori. E questo è quello che la natura sta cercando di fare, probabilmente. Va bene, lui, questo video è un'intervista, o anzi una parte degli spezzoni di una conferenza che il professor Jim Bendel fece più o meno un paio d'anni fa, forse meno, un anno fa, in una situazione, chiamiamola protetta, perché era a un meeting di buddhisti, un happening, un happening dove venivano fatte varie cose di una settimana organizzate da un'organizzazione buddista, quindi lui si poteva permettere di parlare in maniera abbastanza franca. Lui è un professore di sostabilità, era perché si è licenziato,
Un professore a un certo livello piuttosto alto di sostenibilità, laureato nelle università più prestigiose, una carriera universitaria brillante, a un certo punto comincia a mettere insieme alcuni dati e si rende conto che la situazione dal punto di vista climatico e sociale più in generale è catastrofica. Entra in una crisi profonda e ora vi leggo cosa dice. Jane Bendel è professore di, e questo era il video dove c'era appunto l'audio e le immagini e io in inglese e vabbè, e io traducevo sotto, ve lo leggo. Jane Bendel è professore di leadership della sostenibilità presso l'Università ERA di Cambria University. Nel giugno 2018 ha pubblicato un documento che si intitola Adattamento radicale, Deep Adaptation, una mappa per navigare nella tragedia climatica, che è un documento che è stato scaricato allora da 500.000 di persone, oggi sarà molto di più, raggiungendo un pubblico molto al di là delle sue aspettative. E ora, questa era la presentazione che la presentatrice faceva di lui, e ora parla Jane Bendel. Ogni volta che faccio questi incontri, controllo le ultime notizie sulla situazione climatica. Mi intriga, non riesco a farne a meno e non riesco a fare a meno di avere un'attenzione costante sulle notizie climatiche, anzi ora sto cercando di disintossicarmene per non andare sempre in giro con le lacrime agli occhi. Le ho guardate ieri e stamattina ed è molto dura. So che un modo di reagire a questo shock, paura, rabbia è di sollevarsi, di fare qualcosa. Ce l'ho in me e lo ammiro negli altri. Ma vedo che come quell'impulso possa essere pericoloso per noi e per gli altri, cioè vuol dire andare in piazza a fare casino, e quindi ho questo dilemma per mantenere l'equilibrio tra il lavoro interiore ed esteriore. La ragione per la quale le persone leggono il mio lavoro è permettere a se stessi di considerare cosa possa essere vero a dispetto di come si possano sentire o di come questo sia una sfida per il futuro o possa distruggere il vostro senso di appartenenza. Il modo in cui ho parlato è che ci ribelliamo non perché abbiamo una visione idilliaca del futuro, dove invece abbiamo un cambiamento climatico già prefissato, ma perché vogliamo ridurre il danno, salvare ciò che possiamo e imparare da tutto ciò. Una sorta di ritorno alla verità e all'amore. Non è accidentale che abbiamo buttato via il pianeta e ora minacciamo la nostra stessa civiltà, per non parlare delle specie di questo secolo, e lo dobbiamo riconoscere. Quindi la difficile situazione climatica è uno specchio severo della nostra consapevolezza collettiva. È molto importante questo passaggio, la situazione climatica come specchio della consapevolezza collettiva. Dobbiamo guardarci dentro e vedere perché tutto ciò è successo. Perché altrimenti la risposta dettata dal panico ci porta a relazionarci con noi stessi e con gli altri nello stesso vecchio modo, cioè di incolpare e odiare. È naturale, no? Quando si è minacciati di cercare, è naturale, no? Nel caso in cui si senta la minaccia, di cercare di incolpare qualcuno o di vedere da chi scappar via. Così dobbiamo supportarci a vicenda e guardare questa difficile situazione in un modo che sia con mente aperta e con cuore aperto, per trovare solidarietà invece di chiuderci in noi stessi. Ciò che è cambiato davvero nell'ultimo anno è l'idea che noi siamo in pericolo. Vediamo che il tempo è strano, è estremo, ha danneggiato la produzione di cibo in Europa in maniera considerevole. La produzione di grano e vegetali è diminuita del 20% in parecchi paesi europei.
e abbiamo avuto un tempo assurdo anche quest'estate, cioè quella del 2019, la scorsa estate. E quindi non so esattamente i dati più recenti, perché qui era tipo il settembre del 19, settembre-ottobre del 19, quindi meno di un anno fa. L'Inghilterra importa il 60% del cibo e l'agricoltura in paesi come la Spagna o l'Olanda sono molto dipendenti dalla pioggia. Penso che sia un elemento essenziale per la nostra consapevolezza che tutto questo ci stia arrivando addosso e non sappiamo quanto velocemente. Ho fatto una previsione, è più una scommessa veramente, che il collasso sociale è infatti inevitabile in più o meno tutte le società, probabilmente entro 10 anni, a causa dell'impatto del tempo estremo sull'agricoltura. Possiamo fare però molto per rallentarlo. Gli animali mangiano il doppio del grano degli umani sul pianeta, quindi possiamo resistere al collasso estremo nel fattore chiave. Pane nel cestino, che vuol dire le riserve di pane, di grano, del mondo. Ma questo chiede un cambiamento radicale nei nostri sistemi economici e politici per adattarci a questo che sta arrivando. Cioè, questo qui è un professore di sostenibilità, non è mio cugino, sapete, no? Come si dice, mio cugino pensa che. Ha messo insieme questi dati e ha fatto questo documento che si chiama Deep Adaptation. Trovate moltissima roba in internet, Facebook, ovunque. Lui si chiama Jem con JEM, Bendel con B di Bologna iniziale, doppia L finale. E potete andarvi a sentire, se parlate in inglese, tutto quello che lui ha scritto, ha detto e ha fatto. E tutte le conferenze che va e lo invitano praticamente dappertutto nel mondo. Ed eccoci qua. Quindi la situazione, dice lui, è traumatica, è tragica, cioè il collasso sociale dovuto al collasso climatico è inevitabile, resta solo da capire quando inizierà e quanto possiamo rallentarlo o limitare i danni. Una delle cose che lui propone è proprio quella di abolire gli allevamenti intensivi di carne, e di cui nel video si faceva riferimento, il video che purtroppo non si può vedere, e poi propone altre cose. Quello che la nostra visione, che è una visione spirituale, però pone la domanda su un altro accento, poiché, come anche Jim Bendel dice, questo collasso generale esterno è più che altro uno specchio del collasso della nostra consapevolezza. E quindi la domanda è: come siamo arrivati qui? Eccoci qua, il viaggio della consapevolezza. Che cos'è la consapevolezza? Quando noi usiamo questa parola consapevolezza, a cosa ci riferiamo in particolare? Questa parola denota un fenomeno estremamente intimo e di importanza cardinale. Non è solo un essere informati, né un semplice sapere. La consapevolezza è una condizione in cui la cognizione di qualcosa si fa interiore, profonda, perfettamente armonizzata col resto della persona, in un unicum coerente. È quel tipo di sapere che dà forma alla condotta di vita, rendendola autentica. La consapevolezza non si può inculcare, non è un dato o una nozione, è la costruzione originale del proprio modo di rapportarsi col mondo, cioè è ciò che ci contraddistingue. Se non c'è consapevolezza, non c'è presenza nel tempo e nella materia. Che cosa significa tutto questo? Non è che essere consapevoli voglia dire essere istruiti. Molti ora usano il termine consapevolezza come sinonimo di istruzione accademica o di esperienza. La consapevolezza è qualcosa che include, in parte include ciò che impariamo, ciò che studiamo. Ma a un certo punto la trascende, trascende ciò che impariamo. Anzi, addirittura ciò che impariamo a volte può essere di ostacolo alla costruzione della consapevolezza.
perché senza rendercene conto assorbiamo ciò che è in realtà qualcosa di costruito, come se fosse proprio un'etichetta, un qualcosa che da fuori noi interiorizziamo e consideriamo essere qualcosa di nostro, qualcosa che ci siamo costruiti interiormente, è invece un'illusione, è qualcosa che semplicemente abbiamo preso dall'esterno e abbiamo proprio appiccicato, mi segno la fronte perché è il luogo di residenza dell'anima, abbiamo appiccicato sull'anima considerandolo nostro, per esempio il nazionalismo. Nessun bambino piccolo, quindi quando l'anima è in un corpo piccolo, è nazionalista, non sa niente di che cosa sia il patriottismo, il nazionalismo, il colore della pelle, le differenze culturali. Un bambino piccolo non sa nulla di tutto questo. Crescendo assorbe dall'ambiente esterno questi concetti in accordo alla famiglia di appartenenza. Prima sfera esterna è la famiglia di appartenenza, dopodiché ci sarà, inizierà la fase scolastica, quindi la sfera leggermente più esterna, tutto quello che impara dal sistema scolastico, dalla prima anzi ancora prima, dall'asilo nido, le norme di comportamento, ciò che è giusto e che cosa è sbagliato secondo la morale comune di quel paese, di quel luogo di appartenenza, di quella specifica società di appartenenza, perché Milano è diverso da Palermo, Roma è diverso da, che ne so, Aosta, Bolzano è diverso da Milano, quindi in accordo proprio a un micro luogo di appartenenza, il bambino piccolo comincia ad assorbire una serie di norme come una spugna, senza filtro, e quanto più è piccolo, quanto più il filtro non esiste. E man mano crescendo diventano poi le scuole elementari e poi eccetera eccetera, fino poi al sistema scolastico più di gradi superiori, come per esempio l'università. Poi si rimane in campo accademico, assorbirà tutto quello che l'ambiente accademico ufficiale reputa giusto e via 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 via. E tutto questo, diciamo, questa mole di informazioni, di codici, la morale, diciamo così, la morale comune viene assorbita dall'anima e l'anima comincia a considerarla propria, ma non è propria, è qualcosa che ha assorbito dall'esterno. E possiamo vederlo in tante tante situazioni. E questo cosa determina? Determina un modo di vedere le cose, no? Quindi è ciò che ci contraddistingue, cioè questo unicum, questo minestrone, chiamiamolo così, questo calderone di nozioni più o meno scritte e di morali più o meno scritte, si vanno a innestare su qualcosa di precedente, perché comunque l'anima ha già qualcosa in sé. E questo innesto crea quello che chiamiamo consapevolezza, crea la nostra visione del mondo. Quindi la visione del mondo che noi abbiamo è tutt'altro che originale, è una mistura di esperienze passate, morali passate e esperienze fatte in questa stessa vita e la morale acquisita in questa stessa vita. Tutto questo continuum, io l'ho chiamato un unicum coerente, perché è un insieme di cose tutte coerenti, che diventano coerenti, si miscelano, è un po' come fare un frullato, no? Metti prima le mele, poi le pere, poi le banane, alla fine non è che c'hai delle mele, delle pere o delle banane, c'hai un frullato di tutto. E ovviamente il sapore è il risultato di questo insieme. Nel nostro caso il sapore è come noi vediamo, quello che è il sapore per il frullato è come noi vediamo il mondo, le lenti attraverso cui guardiamo il mondo, e non sono lenti originali.
Però è esattamente quello che ci contraddistingue come esseri umani, come specie, ma anche come singola individualità, perché di sicuro avremo delle cose in comune come esseri umani. Ci sono degli universali, dei sentimenti, delle emozioni e degli scambi tra gli esseri umani che sono universali. Faccio un esempio forte e banale al tempo stesso. Se io uccido una persona che ti è cara, tu soffri, e questo è un universale, vale per tutti, al di là della razza, del colore, del paese di provenienza, eccetera. Poi invece ci saranno delle cose tipiche, specifiche, dell'unicità della persona, perché questo innesto dall'esterno si va appunto a innestare con qualcosa di preesistente. Ecco, questa è la consapevolezza, quello che ci contraddistingue, quindi le lenti attraverso cui noi vediamo il mondo, ma non solo, ma anche attraverso cui poi agiamo, perché come noi vediamo il mondo, come pensiamo e interpretiamo il mondo è il seme, diciamo così, delle nostre azioni. In accordo a come penso, prima di tutto mi esprimerò, e in accordo a come parlo agirò. Magari posso anche non parlare, bypasso quel secondo passaggio, ma sicuramente non posso mai bypassare il pensiero. Come penso, così sarà la mia azione. Resta evidente a tutti che l'azione collettiva determina la società. Cioè, la società che noi ci ritroviamo adesso non ci casca dal cielo, non è una punizione divina, è il risultato del nostro modo di vedere il mondo e delle nostre azioni, ovviamente, perché le azioni discendono dalla nostra visione del mondo. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, vuole sottolineare, vuole fare una domanda? Laura scrive: perché l'anima di origine divina, scendendo sulla terra, non riesce a trasformare il male in bene? Adesso lo vediamo, è lo scopo di questo seminario. Come mai l'anima che ha un'origine divina, ma è proprio un'origine, è il suo stato originale, non trasforma il male in bene? Per la verità è il contrario, era bene diventato male, adesso lo vediamo. Antonio dice, risponde a Laura, perché ci identifichiamo con il corpo, con il fisico e i relativi valori materiali e si dimenticano i valori spirituali. Corretto, corretto. Ora vediamo nel dettaglio. La domanda conseguente è: che cos'è la consapevolezza spirituale? La consapevolezza spirituale è la specifica comprensione di chi siamo, dalla quale consegue il modo in cui interagiamo, ovvero siamo presenti nel tempo e nella materia. Cioè, la consapevolezza in generale è quello di cui abbiamo parlato fino a un attimo fa. La consapevolezza spirituale è una specifica della consapevolezza più in generale, ed è quella specifica comprensione di chi siamo noi, chi sono io. Chi sono io? Non sono Marina Evangelista, non sono questa faccia, questi capelli, questo braccio. Tutto questo è un corpo, è una materia che ha un inizio, un suo inizio, una sua fine, che appartiene a una dimensione che è la dimensione materiale, al mondo fisico, che segue determinate regole. Per esempio, prima regola comune e assoluta, il cambiamento e la caducità, cioè si inizia e si finisce, l'essere temporanei, no? Ci sono delle logiche nella materia, ci sono delle regole, delle logiche. Il corpo appartiene a quella dimensione e segue quindi quelle regole e quelle logiche. Ma chi sono io veramente non è il corpo, chi sono io veramente è questo che chiamiamo anima, questo
questa identità spirituale, questo punto di energia vivente, consapevole e autoconsapevole, in grado di creare, in grado soprattutto creare non nel senso con l'argilla, creare nel senso di dare un senso. Quando l'anima entra in un corpo e inizia a vedere qualcosa attraverso gli occhi fisici, perché senza il corpo e senza gli occhi fisici l'anima non vede nulla, non parla, non vede, non ascolta, sono i sensi fisici che permettono all'anima di sentire, di vedere, di parlare, eccetera, eccetera. Ma è l'anima che dà un senso a quello che vede, a quello che dice o a quello che ascolta. Sono due momenti diversi. C'è un momento di trasmissione neuronale, di stimoli neuronali, e poi c'è un'interpretazione di quegli stimoli. L'interpretazione la dà l'anima attraverso quello di cui abbiamo parlato prima, le lenti che ha. Quindi la consapevolezza spirituale, sì, essere consapevoli, ma di cosa? Di chi sono io? Cioè, io sono un'anima che ha mente, intelletto e samskara, che ha determinate caratteristiche e che fa un certo viaggio. Ed eccoci qua. Praticamente è quasi ora di concludere. Va bene, andiamo avanti domani. Andiamo avanti ancora un pochino. Io credo che alle 5 non debba entrare nessuno, se non sbaglio. Quindi magari, se per voi va bene, possiamo continuare, sforare di una decina di minuti. Allora, ci sono delle domande. Sì, Paola, il viaggio della consapevolezza è come un risveglio dell'anima, corretto, esattamente. William chiede se secondo le profezie siamo alla fine dei tempi. Lo vediamo domani, questa, avrai la tua risposta domani. Fine dei tempi, l'energia non finisce mai, però vediamo che cosa si intende. Gianmaria chiede, oddio, 5 domande, Gianmaria, aiuto. In che modo le mie scelte consapevoli sbagliate si sono ripercosse sul tutto? Cos'è che periodicamente apre alle finestre di cambiamento planetario? Come faccio a cancellare gli errori del passato e gli effetti dannosi che hanno avuto e hanno su di me? Come faccio a distinguere ciò che è in me paurosamente grande e ciò che è paurosamente piccolo? E perché ho spesso la sensazione di essere un bambino che ha rotto il giocattolo che aveva ricevuto in dono mentre tutti lo prendono in giro. Gian Maria, queste domande richiedono, per poterti rispondere, almeno un'ora e mezzo di spiegazioni. Quindi io, mi è scappato, ti è scappato il bottone, e ormai le ho lette. Comunque non posso rispondere, adesso andiamo avanti e vedi se intanto trovi delle risposte alle tue domande. Poi eventualmente domani, alla fine vediamo se riusciamo a toccare qualcuno di questi punti interessanti che tu poni, ma non ce la faccio a risponderti adesso. Ok, la prima fase di questo viaggio della consapevolezza, la fase in cui siamo ora. Questo è il momento d'inizio, il momento che stiamo vivendo è un momento di inizio e di fine, nel senso che non è un vero inizio e non è una vera fine, è un po' un misto, ma è una fase particolare, è una fase di ricerca, è una fase che avviene quando le condizioni sono, come dire, favorevoli a iniziare questa ricerca. Ed è il momento in cui stiamo vivendo ora, il momento storico, è proprio. Naturalmente non per tutti. Stiamo parlando di ricerca spirituale. Quindi le persone alle quali la ricerca spirituale non interessa, buon per loro, ma loro vivono la loro storia, non sono in questo momento. Le persone che invece, come suggeriva lui nelle domande, com'è che a un certo punto inizia questa ricerca spirituale?
Sono persone che a un certo punto, per determinate esperienze o di sofferenza o di noia per quello che hanno, o perché hanno troppo, o perché hanno troppo poco, o perché hanno avuto normalmente dei momenti di dolore, cominciano a porsi delle domande. Quindi inizia la fase di ricerca. La fase di ricerca vuol dire inizia a pormi delle domande. Questa è la consapevolezza spirituale. Iniziamo a porci delle domande di carattere spirituale ed è una fase caratterizzata da questi punti: amore per lo studio, naturalmente per lo studio spirituale, che non vuol dire solo e soltanto quello che insegna la Brahma Kumaris. Io sono un insegnante della Brahma Kumaris, quindi è chiaro che per me questo è lo studio più interessante, quello che tra tutti gli studi che io ho, diciamo, iniziato, finito, lasciato a metà o comunque intrapreso, è lo studio che trovo più completo e interessante, però potrebbero esserci altri studi che altre persone vogliono intraprendere, li finiscono, li lasciano, li abbandonano, ma comunque è un amore per lo studio, cioè per qualcosa che ti dà da pensare. Lo studio serio, approfondito, può essere la filosofia, può essere lo sciamanesimo, può essere la teologia, svariati. Svariate, diciamo, sezioni dello studio. L'incessante desiderio di sapere, quello che ho detto, l'insofferenza alla banalità, cioè l'anima che comincia a cercare, non gli basta più niente, non gli bastano le cose banali, non gli basta il mainstream, non gli basta ciò che tutto quel bagaglio che gli è stato imposto durante il percorso di studi scolastici, eccetera. O anche la morale comune, no? Lo stupore di fronte alla pigrizia, cioè le persone che dicono: ma come si fa a star lì tutto il giorno davanti alla televisione, per esempio, piuttosto che altre forme di pigrizia? L'apprezzamento dell'ordine e della pulizia, il piacere a stare nella natura. La solitudine e il silenzio, questo è un punto importante. Una certa selettività che non vuol dire schifo chi non è come me, no, ma una certa raffinatezza nel scegliere le persone di cui contornarsi. Questo non vuol dire che, appunto, non sei come me, non ti parlo. Certamente ti parlo, certamente i familiari, per esempio, possono avere idee diverse, possono fare strade diverse. Questo non vuol dire che siamo noi gli arroganti, ah no, tu mi fai schifo, assolutamente, sempre da partire da un punto di umiltà. Però preferisco contornarmi o avere uno scambio profondo con un certo tipo di persone e non con altre, quindi una selettività raffinata e dolce, che non esclude nessuno, ma che sceglie le persone con cui passare il tempo o con cui avere degli scambi. E così pure i libri, le riviste, i programmi televisivi, oddio, quelli proprio non c'è niente, quelli sono tutti da scartare praticamente. Un coraggio interiore, perché coraggio interiore? Perché per trasformarsi è necessario coraggio, per poter vedere ciò che dobbiamo buttare via di noi stessi è necessario un certo coraggio. Ciò che dobbiamo trasformare, ciò che invece va bene e sul quale farsi forza, perché scoprire i nostri poteri spirituali interiori, le nostre virtù interiori, assolutamente va bene, anzi sono le cose che ci servono, i nostri strumenti, la cassetta degli attrezzi per proseguire in questo viaggio di studio e approfondimento. E ultimo, ma non ultimo, il desiderio di cambiare. Questi due punti, il coraggio interiore e il desiderio di cambiamento, sono condizio sine qua non, cioè non se ne può fare a meno. Se non c'è un desiderio di cambiare, non c'è ricerca. Se non si è arrivati al punto in cui si dice: va bene, ne ho abbastanza, da qui in poi prendo in mano la mia vita e voglio fare qualcosa per me stesso, non c'è ricerca. Se non c'è coraggio interiore, non c'è ricerca. La ricerca vuol dire distruzione del vecchio e costruzione del nuovo, che avvengono contemporaneamente. Non posso fare tabula rasa del vecchio perché mi troverei
troppo debole, troppo scoperto, ma costruisco un po' e distruggo un po', costruisco un po' e distruggo un po', diventa tutto modulato, tutto armonico, con anche naturalmente dei momenti di caduta, dei momenti in cui ci si è ritrovati disequilibrati, abbiamo distrutto troppo e quindi ci sentiamo indeboliti e abbiamo costruito troppo poco, oppure abbiamo costruito troppo ma si rivela falso perché non abbiamo distrutto quelle che erano le fondamenta, cioè era una costruzione solo di facciata, ma poi dietro non ci sono le fondamenta solide, un po' come nella Seconda Guerra Mondiale buttavano queste bombe che lasciavano in piedi la facciata e distruggevano tutto dietro, mia nonna me lo raccontava. Uscivano dai rifugi a Milano, sottoterra, andavano, vedevano la loro casa in piedi, sorridevano e poi invece era solo la facciata e dietro non c'era più niente, era tutto distrutto, no? Quindi dobbiamo stare attenti a non fare questi errori, può capitare ma poi ci ritiriamo su, però ecco questa importanza di rimanere sempre molto equilibrati e di affrontare ogni passo con la dovuta cautela ma sempre con coraggio, perché la cautela non deve poi trasformarsi in pigrizia. Domande? Dunque, Mario dice: la crisi esistenziale rientra nel campo della consapevolezza. La crisi esistenziale, per come la interpreto io, poi magari non è come la intendi tu, è proprio questo, è quando arriviamo al punto di dire io ne ho abbastanza, devo fare qualcosa per me stesso, cioè comincio a cercare. La crisi è il punto d'inizio della ricerca. Quindi la crisi avviene più che rientrare nel campo della consapevolezza, avviene nella consapevolezza, cioè la crisi è una crisi di consapevolezza. Paola dice: uno slancio non necessariamente legato a una motivazione esterna. Secondo me certo, lo slancio quasi sempre è interiore, può essere che ci sia un trigger, un qualcosa che stimola, uno stimolo dall'esterno, ma può anche non esserci, può semplicemente essere che un giorno uno dice ne ho abbastanza. Molto spesso c'è uno stimolo esteriore, però assolutamente sì, può non esserci. E trovare un senso alla vita spinge la ricerca spirituale, esattamente. Quando ci sentiamo, uno degli stimoli maggiori è proprio quello, quando ci sentiamo sul punto di dire io non so più quale sia il senso della vita, corretto, e lì diventa proprio il trampolino di partenza per la ricerca. E questa è la fase in cui ci troviamo ora. A questa fase in cui ci troviamo ora segue una fase di stabilità. La stabilità, cioè la pienezza spirituale. Nel momento in cui c'è stata tutta la ricerca, tutte le crisi, tutti i cambiamenti, tutte le trasformazioni, tutto il vecchio viene distrutto e il nuovo si dà in forma emersa, è la fase di stabilità. Dopo la crisi, dopo la trasformazione e questa crisi che l'essere umano sta vivendo, ma anche la natura, perché poi la natura è il riflesso della consapevolezza umana, quindi questa crisi globale che avviene e avverrà e andrà avanti e sarà più profonda di come adesso, sarà più radicale, sarà più estrema, ma non c'è da avere paura perché abbiamo superato tante volte queste crisi e supereremo. Bellissimo sapere che sì, adesso magari la crisi ci costa una certa fatica perché dobbiamo trasformarci, ma dopo ci sarà un periodo di grande stabilità, la pienezza spirituale, e questa fase di stabilità sarà caratterizzata dall'armonia tra l'essere umano e la natura. Questo è assolutamente il primo punto, perché l'essere umano sarà in armonia con se stesso. Adesso l'essere umano è in crisi profonda con se stesso e con tutti gli altri esseri umani. Liti
familiari, guerre, sfruttamento della natura senza senso, perché poi è proprio senza senso, perché l'essere umano sta distruggendo casa sua, quindi è completamente folle. Questo, quando arriveremo al punto di stabilità, sarà assolutamente a livello zero. Non ci sarà sfruttamento, non ci sarà rincorsa di nulla, nessun tentativo di accaparramento, ma ci sarà proprio un'armonia. L'essere umano sarà in totale armonia con se stesso, niente crisi, e in armonia con la natura, di conseguenza, questa stabilità a partire dai pensieri. I pensieri dell'essere umano oggi sono dei pensieri veloci, deboli, distruttivi, e la mente in totale confusione, non c'è chiarezza, c'è una totale oscurità in questo momento di crisi, però è già iniziato il motore del rinnovamento. Durante il periodo di stabilità, i pensieri saranno potenti, sereni, puliti, la mente sarà cristallina e l'essere umano saprà essere un'anima, cioè io, l'essere umano, quando dirò io, saprò che questo io si riferisce a un'anima, non a un corpo. Di assoluta non violenza nei confronti innanzitutto dei pensieri, quindi non ci saranno pensieri violenti né deboli, non ci sarà violenza nei confronti degli animali, della natura, delle altre persone, non ci sarà alcun tipo di violenza, nemmeno in termini proprio di pensieri deboli. Sarà un continuum spazio-temporale che significa l'immortalità. L'anima sarà consapevole di essere immortale. Che lasciare un corpo non significa morire. Quindi lasciare un corpo vorrà dire cambiarsi vestito, lascio un costume e ne prendo un altro, piccolino e paffutello. Perché il corpo, comunque, sebbene sarà in perfetta stabilità, l'anima sentirà che è arrivato il momento che quel gioco, quel costume, quel ruolo non è più adatto a lei. E prenderà un altro in assoluta armonia, come un continuum, senza alcuna paura e senza lei, e nel rispetto ci sarà una gerarchia, cioè l'accettazione della gerarchia vuol dire che non siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti, siamo tutti anime, ma non siamo uguali. Ci sarà una gerarchia, ma verrà accettata come mezzo per il mantenimento dell'armonia e della stabilità. E tutti saranno felici, quindi alla fin fine non ci sarà nemmeno l'idea, ma tu sei superiore a me, proprio come un gioco, no? Io oggi gioco a fare il maggiordomo e domani gioco a fare il re, come quando i bambini si fanno recitatorio. Io all'oratorio una volta ho fatto una recita, me la ricordo molto bene, in cui ero il maggiordomo del re ed ero assolutamente orgogliosa di essere il maggiordomo del re, non me ne fregava niente di voler essere il re, mi sentivo perfettamente a mio agio in quel ruolo, non mi ponevo il problema, ma lui è il re il più importante di me, perché era un gioco, no? E che questo è lo spirito che ci sarà quando c'è questa pienezza spirituale, un senso di compiutezza, quindi non più. Il senso della vita dov'è? Ci sentiremo compiuti, appagati, soddisfatti. Ci sarà ordine. Non ci sarà il caos di adesso, che ognuno la pensa come vuole. Ci sarà come un fluire del pensiero da un'anima all'altra, in maniera armonica. Tutti la penseremo uguale, non nel senso che saremo appiattiti perché le unicità rimangono, ma uguali nel senso di uguale armonia, uguale vibrazione, uguale sentire. Ci sarà una piena consapevolezza del sé in quanto anime, ci sarà serenità e ci sarà chiarezza, non ci sarà confusione. C'è quelle famose etichette
di cui parlavo prima non ci saranno, cioè non ci sarà niente che l'anima prende e appiccica sul sé. Bene, siccome sono già le 10, direi che per oggi ci fermiamo qui. Un'ultima occhiata alle chat. Sta finendo il tempo, sì. No, sta finendo il tempo, cosa intendi? Il tempo di stare insieme noi o il tempo in generale? Vabbè, lo vediamo domani. Facciamo qualche minuto ancora di meditazione, però prima di salutarci, proprio 2 o 3 minuti. Grazie a voi di essere stati presenti. Per qualche istante lascio andare tutte le parole che ho sentito. I pensieri tornano morbidi, lenti. E riposiziono ancora una volta la consapevolezza al punto di origine. Il punto di pace. L'anima. Ricordo a me stessa di essere un'anima. Un punto di luce spirituale. Om Shanti. A domani.